No, assolutamente non è una scelta casuale, una scelta dove forse è un luogo simbolo dove commemorare Falcone, un paese che ha scelto la democrazia, che ha combattuto per averla, e speriamo che questo sia anche il segno di quello che ci ha lasciato alla storia. Ecco. Ma innanzitutto io credo, sono molto orgogliosa che di Sergio siamo uno delle, penso, in un momento particolare, delicato. Non abbiamo voluto dimenticare questo giorno, che è un giorno che secondo me ha segnato, come pochi altri, la storia d'Italia. E è il nostro primo anno di consigliatura, non potevamo dimenticare Falcone, dove commemorarlo per evitare la retorica, in un fronte in cui bisogna dire alla gente: la speranza c'è, le istituzioni sono con voi, andiamo avanti. Siamo nell'unico posto possibile dove ricordare Falcone, cioè sulla strada, cioè sulla frontiera, dove la vita è spietata, dove si cade, si vince, si perde, e noi siamo qui per dire che ci alziamo e vinceremo. Io sono qui per servire il popolo calabrese, per imparare dal popolo calabrese a resistere, a ribellarsi alla sopraffazione, alla violenza, all'abuso, e insieme al popolo calabrese creare prosperità per la fazione, per l'unica fazione che deve vincere, che è proprio il popolo, e per l'unico potere che deve esistere, che è il bene comune.